Se qualcuno di voi è a conoscenza di un valido motivo perché queste due persone non debbano unirsi in matrimonio, parli ora o taccia per sempre. Vuoi tu, Eva, prendere quest'uomo, Riccardo, come tuo legittimo sposo e prometti al cospetto del Signore di amarlo e rispettarlo nella salute e nella malattia affinché morte non vi separi? Sì, voglio. Vuoi tu, Riccardo, prendere questa donna, Eva, come tua legittima sposa e prometti al cospetto del Signore di amarla e onorarla nella salute e nella malattia affinché morte non vi separi? Sì, lo voglio! Dunque volete voi, Eva, Claudia e Francesca, unirvi nel sacro vincolo dell'amicizia, nel bene e nel male, finché il tempo non vi separi? Sì! Claudia! Claudia! Ma che cosa urli? Siamo rovinate! Vieni mia madre a trovarci! Ma no, peggio! Non c'è niente di peggio. Ah no, vieni a vedere! Quella mattina mi sentivo già a pezzi. La nostra migliore amica si stava per sposare. Ci avrebbe sfrattate da quella meravigliosa casa. E il mio bagnoschiuma alla cannella faceva schifo. No! Ma cos'è successo? Acqua dal soffitto. Ma siamo rovinate! Che t'avevo detto? Francesca, ciao. Ciao. Scusami per il disturbo, forse dormivi. È che mi è successa una cosa tremenda. Ho lasciato il rubinetto aperto, è successo un casino, mi si è allagata a casa. Vabbè, comunque, non è che avresti uno straccio per asciugare? Da buttare. Ma va. Abbiamo qualcosa di pulito e stirato? Sì. Questo. Quelle? Qualcuno di voi è a conoscenza di un valido motivo perché queste due persone non debbano unirsi in matrimonio? Parli ora o taccia per sempre. Ma come si sono vestite? Il matrimonio di Eva non stava andando esattamente come lo avevo sognato. Io, Riccardo, prendo te, Eva, come mia legittima sposa e prometto di esserti fedele per sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e rispettarti per tutta la vita. Se non spunta la sega entro 30 secondi, quello le mette nell'addito e addio libertà. Io, Eva, prendo te, Riccardo, come mio legittimo sposo e prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e rispettarti ogni giorno della mia vita. Ci avete escluso che il giorno dedicato è l'amiche. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, vi dichiaro marito e moglie. Dimenticavo di dire che Eva era già incinta di 7 mesi. Non sapevamo ancora se sarebbe stato maschio o femmina, ma non c'era fretta. Ti voglio una foto con mamma e papà. Eccoli qui in posa. Padre, madre, figlia e cane. I genitori di Eva non si vedevano dal Natale del 1981, il fatidico giorno in cui il padre prese a pedate l'adorato chihuahua della madre. E questi siamo noi. Ci chiamano il triangolo delle Bermude, il trio Lescano, oppure Grazia, Graziella e Grazia all'anagrafe Claudia, Francesca, Eva e Silvana. Riuscirmi a sposare almeno 3 volte. 3? Sì, 3. La prima per non rimanere zitella, la seconda per non essere divorziata e la terza per convincermi che il matrimonio non fa per me. Al mio matrimonio io scenderò da un elicottero bianco in un prato pieno zeppo di fotografi che mi stanno aspettando.
Nella calca uno viene schiacciato. E il giorno dopo io sono su tutti i giornali del mondo in prima pagina. Oh, siete due romanticone voi due. A proposito, lo sai che sabato siamo in TV? È la sesta volta che me lo dici. Sei andata bene, io sono qua da 74. Ah, bella amica che siete. Ciao, io vado a prendere i pasticcini. Ti vado a prendere qualcosa da mangiare? No, no, non importa. Ti vado a prendere qualcosa da mangiare. Eva, per favore, puoi dire a tuo padre di andare a salutare mia sorella? Ha fatto finta di non conoscerla e lei ci è rimasta malissimo. Ma scusa, non potresti dirglielo tu? Eva, per favore, lo sai che non gli parlo. Ah, va bene, vado. Papà, non mangerò niente. Ti dicono di no, poi dove meno te l'aspetti, zac, spunta l'aglio. Hai paura che ti puzzi l'alito? Ma quale alito? Guarda, ti risparmio i particolari. Hai visto questi? Questa festa è un videoclip totale! Ma volete un po'? Carità! Ma hai visto come si sono vestite Claudio e Francesca? Non ti sembra questo il modo di conciarsi per un matrimonio? Ciao! Ciao! Ciao Francesca! Stavo appunto dicendo che è una maglietta veramente elegante! Hai visto? Questa festa è da videoclip totale! Ti ricordo che siamo a un matrimonio, non a un funerale. Ma no, è che stavo pensando. L'ultima volta che mi hai detto stavo pensando, mi hai mollato per uscire con quella covista. Amore, un anno e mezzo fa. Forza, ragazzi, stanno aspettando voi. Ok, capo, sono pronta. Dopo ne riparliamo. E voi due? Te l'ho già detto che sabato finiamo in TV? Ma dai, veramente? Allora? Glielo hai detto? Senti, Giorgio, ci ho pensato. Che non è possibile, non si può cambiare il gruppo. Ma come te lo devo dire? Quelli della televisione non la vogliono. Ah sì? Perfetto. Niente cantante, niente band. In chiesa ho sentito un odore strano, tipo che qualcuno si faceva una canna. Ma no, era l'incenso. Perché adesso si fanno le canne pure con l'incenso? Ma che dici, Silvana? Beh, ma io che ne so. Dimmi che è vero. Ma no, non lo vedi, è Ken, il marito della Barbie. Perché dici che non è un figo? Non sono. Guarda, a me mi si stanno rivoltando tutte le viscere. Oddio, santo, che il pancreas mi si sta attorcigliando. Oddio, sta venendo qui. Scusa, vai, sei giovane, simpatica e free. Ma se a te non piace, forse... E dai, e vai, Silvana!